Giornata importante quella di giovedì 6 giugno per Coldiretti Ferrara, che inaugura il nuovo ufficio di zona in via Hirsch, nella piccola media industria della città estense, un punto che vuole essere di riferimento per l'agricoltura e gli agricoltori ferraresi, che come sappiamo rappresentano uno del settore, forse il settore più importante per il territorio. La presenza del presidente nazionale Ettore Prandini, ma anche del direttore regionale di Coldiretti, oltre a tutte le autorità ferraresi e provinciali, questa del 6 giugno è stata un'occasione in cui sono stati affrontati diversi temi cari alla Coldiretti, ma che vogliono anche guardare a un futuro sempre migliore per il settore primario. Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, un giorno di festa per Ferrara a cui lei ha voluto essere partecipe. Che cosa significa per la città, ma per tutto il movimento Coldiretti, questa giornata? Una giornata significativa per quanto riguarda le sfide che ci devono appartenere in termini di attenzione per il lavoro svolto dai nostri agricoltori e per rendere sempre più protagonista l'agricoltura dell'Emilia Romagna in un'ottica di carattere nazionale, nel superare le difficoltà che purtroppo si sono attraversate negli ultimi anni, ma soprattutto guardando anche a una capacità di maggiore esportazione delle nostre eccellenze per far crescere quel valore economico che poi si deve tradurre in reddituralità per il lavoro dei nostri agricoltori. Questo è l'impegno principale che noi stiamo cercando di affrontare sempre di più con fatti concreti e non solo con parole. Presidente di Coldiretti Ferrara, Federico Fugaroli, una giornata di festa per la città ma per tutto il settore ferrarese, lo abbiamo visto dall'entusiasmo qui dei partecipanti, ma è anche un'occasione insieme al presidente nazionale Prandini per guardare con più ottimismo verso il futuro. Sicuramente sì, è stata un'occasione per parlare con il presidente nazionale ma soprattutto con tutti i soci di Coldiretti all'inaugurazione della nuova sede di Ferrara e ancora una volta fare una denuncia, ma dare anche suggerimenti sui problemi che attanagliano l'agricoltura da ormai tanti anni, dove ci possono essere delle soluzioni, sono state individuate delle soluzioni da Coldiretti, la politica deve ascoltare queste soluzioni, a volte invece si ascoltano delle situazioni che sono un po' più astratte, ma che hanno un populismo evidentemente più attrattivo. I complimenti alla Coldiretti di Ferrara, alla sua classe dirigente, ai soci tutti e anche all'apparato della struttura, perché è una bellissima emozione partecipare sempre al rinnovo degli uffici, perché è un segnale di un'associazione dinamica presente sul territorio che guarda al futuro. Quindi si affrontano i problemi che sono sempre tanti purtroppo, ma ci sono anche momenti come questi che testimoniano che c'è coesione, c'è gruppo, c'è voglia di lavorare tutti assieme per affrontare e dare risposte ai propri associati. Direttore Coldiretti Ferrara Alessandro Visotti, un giorno di festa per Coldiretti, un giorno importante perché si inaugura questo ufficio di zona che è più vicino al territorio, alle persone e soprattutto agli agricoltori. Esattamente, un giorno importantissimo, di grandissimo orgoglio, impreziosito chiaramente dalla presenza del nostro presidente nazionale. È un ufficio zona, ma noi ormai abbiamo un principio di comunità sul territorio, che tutti gli uffici sono importanti. Oggi abbiamo avuto la testimonianza dei nostri agricoltori, dei nostri soci, è stato veramente bello, bellissimo. Siamo in casa nostra, con la nostra gente, abbiamo la nostra identità, sappiamo di essere in momenti difficili, però con questa forza qui e con questo dinamismo qua sono sicuro che insomma supereremo anche questi momenti che purtroppo sono anche tristi. Quindi effettivamente tutti i giorni dobbiamo metterci nella condizione di capire quali sono le esigenze, parlare, avete visto, con gli apparati regionali e nazionali per ottenere quelle condizioni per le quali insomma il reddito dei nostri agricoltori è riconosciuto e non incorriamo in pratiche commerciali sleali, e soprattutto abbiamo bisogno di rispettare quel principio di reciprocità che ci debba assolutamente
privare di quella concorrenza sleale che effettivamente alcune volte è veramente devastante. Nonostante tutto, penso che la giornata di oggi e proprio tutta questa gente e anche tutto questo calore, tutto questo giallo abbiano messo nella condizione che Ferrara ha dimostrato anche al suo presidente nazionale che sarà sempre in avanguardia e mai in retroguardia, lo vorrà fare sempre da protagonista. Presidente Francesco Vincenzi, presidente Ambi Nazionale, intanto un'occasione di festa qui a Ferrara per guardare con ottimismo al futuro. È un'occasione importante che dimostra quanto la Coldiretti non solo ci tenga al futuro delle nuove generazioni, ma soprattutto al futuro dell'agricoltura italiana, la quale crede che possa ancora esistere e soprattutto si possa essere ancora un modello di agricoltura distintiva non solo in questo territorio, ma nel nostro paese all'interno di un contesto globale come quello che può essere l'Europa e il mondo. Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Comacchio, una giornata importante per Coldiretti, ma per tutta l'agricoltura di Ferrara, perché qui viene inaugurato il nuovo ufficio di zona della città estense, anche per dire quanto è importante l'agricoltura, un settore che lancia anche tanti messaggi, non solo a livello economico. Una giornata importante per la città e il territorio, soprattutto per gli agricoltori, ma anche per la Chiesa, perché la Coldiretti da sempre è una delle realtà associative più vicine e ispirate dalla dottrina sociale della Chiesa, e quindi c'è un rapporto anche diretto fra la Chiesa e il mondo dei coltivatori diretti, un rapporto che oggi, guardando la Laudato Si, si sta rafforzando anche per essere attenti a quei cambiamenti climatici che purtroppo segnano anche tante volte non solo il nostro territorio ma anche altri territori, come abbiamo visto le recenti alluvioni, e poi anche per una qualità dei prodotti che sia sempre più capace di tutelare i consumatori. Anche la battaglia sulla qualità dei prodotti che la Coldiretti sta facendo è in linea con questa attenzione da una parte al consumatore, ma anche a fare in modo che i prodotti della terra siano veramente prodotti che siano qualitativamente attenti alla salute anche delle persone. Thomas Serafini, responsabile dell'ufficio di zona di Ferrara, che da oggi ha una nuova casa in cui cosa possono trovare i soci di Coldiretti e tutti gli agricoltori ferraresi? Con grande orgoglio che oggi inauguriamo, diciamo, la nuova casa dei soci dell'ufficio zona di Ferrara. Abbiamo un palazzo tutto nuovo, tutto nostro, dove verranno svolte tutte quelle che sono le attività politico-sindacali prettamente della zona di Ferrara, nonché i servizi. Parliamo di un migliaio di associati che all'interno troveranno tutti quelli che sono i servizi tecnici, fiscali e di patronato e la consulenza soprattutto che diamo alle nostre aziende agricole. Abbiamo una nuovissima sala riunioni che ultimamente la stiamo utilizzando in maniera molto importante, con incontri assidui, sempre sotto l'egida dell'orgoglio della Coldiretti, che dall'inizio dell'anno abbiamo messo in moto in maniera importante. Ecco, per voi che quotidianamente lavorate, anche per la sua squadra che lavora con lei, quanto è importante avere una sede così nuova e così efficiente, diciamo, e così che guarda al futuro? Diciamo è importantissimo perché siamo riusciti a dare, diciamo, ai nostri soci un'identità ben precisa. Qua trovano, diciamo, quello che è la Coldiretti e quello che rappresenta la Coldiretti in tutta Italia. Trovano quello che è l'essenza della nostra organizzazione. Dopo 30 anni c'è stato questo trasferimento, cosa dicono i soci quando vengono qui all'ufficio nuovo di zona in via Edisci? Sono spaesati, ovviamente entrano e dicono: ma avete cambiato tutto? È normale, abbiamo cambiato sede. Dopo tutti questi anni, 30 anni che eravamo di là, erano abituati, ma adesso saranno ancora più contenti di prima e gli piacerà da matti come piace a noi. Ecco, date anche consigli, soprattutto per come gestire l'azienda e non solo. Certo, assolutamente, quella è la parte tecnica di cui io mi occupo, cioè tutta la parte come piani culturali, PAC, UMA, tutto quello che è tecnico che riguarda l'azienda. Una giornata di festa per Coldiretti e una giornata di festa anche per chi lavora in Coldiretti, perché qui avete i vostri nuovi uffici, la vostra nuova casa. Intanto com'è lavorare in ambienti nuovi, confortevoli, che guardano anche al futuro dell'agricoltura? Lavorare in Coldiretti è indescrivibile, nel senso è un'esperienza, una bella esperienza. Lavorare con i soci, sei al contatto tutti i giorni con la gente, naturalmente devi ascoltarli, devi dargli conforto, specialmente in questi periodi che l'agricoltura, diciamo, che non è proprio nei suoi massimi,
e cambiare casa è stato un bel passo, faticoso, voluto perché comunque dall'altra parte eravamo, insomma, qui abbiamo una casa tutta nostra, una casa confortevole. Confortevole e soprattutto che accolga i soci. Cosa dicono i soci quando vengono da questi mesi, degli ultimi mesi? E i soci sono contenti, li sentiamo, ci esprimono anche, si sente proprio anche da parte loro che avevano voglia di cambiare, di... si sentono accolti, si sentono a casa anche loro. Piace lavorare con Diretti perché avete un contatto diretto appunto con le persone e risolvete problemi nel vero senso della parola. Esatto, è proprio la descrizione perfetta, perché quando una persona viene da noi ha un problema o qualcosa da risolvere, noi spazia da 360 gradi, perché teniamo loro sia tutte le pratiche ma anche dal punto di vista personale, li vogliamo comunque bene a tutti. Per quanto riguarda la politica abbiamo fatto incontri, cose che sono sui giornali locali, incontri un po' con tutte le forze politiche dove abbiamo chiesto un'attenzione, un tavolo sempre costante a quelle che sono le problematiche dei prezzi, quindi un osservatorio e un'attenzione da parte del Comune sugli andamenti dei prezzi dei prodotti agricoli, sull'andamento di circostanze che possono essere sensibili per le aziende agricole come ad esempio la fauna selvatica, quindi cercare di andare incontro a quella che è la tutela del nostro territorio, perché il nostro territorio per essere attrattivo deve attrarre e se la continuità delle generazioni future deve fare questo occorre una maggiore reddituralità dato ovviamente da un'osservazione anche dei fatti che accadono quotidianamente. Come Coldiretti già da tempo voi siete a Bruxelles per chiedere cose e soprattutto cosa chiederete al nuovo Parlamento e alla nuova Commissione? Ma io penso che la sfida più importante che il nostro Paese avrà, indipendentemente da quelle che sono le simpatie di carattere partitico, è di scegliere persone qualificate che ci possano poi rappresentare in modo adeguato laddove vengono prese le scelte, che piaccia oppure no, che è Bruxelles, che è l'Europa. E noi lì dovremo sempre essere più presenti in termini di attenzione nella stesura di quelli che sono i regolamenti che poi impattano direttamente sulla vita dei nostri imprenditori. Contestualmente serve conoscenza, preparazione e soprattutto essere presenti quasi in modo militare su tutte quelle che sono le discussioni che ci saranno e gli impegni che chiederemo alla prossima commissione è quello di cancellare un meccanismo che si è creato negli ultimi 5 anni dove l'agricoltura si è fatto credere che sia la responsabile di tutto ciò che riguarda una penalizzazione della qualità dell'ambiente e del territorio nel quale viviamo. È vero esattamente l'opposto. Senza imprenditori agricoli, senza agricoltura, il territorio e l'ambiente viene meno, perdiamo anche il valore delle aree interne, delle aree collinari, delle aree montane, ma anche delle nostre pianure in termini di tenuta idrogeologica e contestualmente perdiamo il settore che oggi più di altri ci rappresenta in termini di eccellenza, che è l'agroalimentare. Sotto questo punto di vista l'Europa deve cambiare passo nell'incentivare la produzione nel contesto europeo, negli Stati membri, rispettando quella che è l'identità, la cultura che appartiene agli stessi Stati membri e non invece cercando di creare meccanismi di omologazione produttiva che appunto andrebbero a disperdere anche la nostra distintività e biodiversità.